abbiamo fatto uno screening abbastanza molto analitico sulle strutture fiorentine e toscane in genere. Il 65% delle aule può ricevere tranquillamente le classi anche in modalità di distanziamento nel momento in cui arrivano i banchi che consentono questo distanziamento. Comunque, come superfici, il 65% delle nostre aule è a posto. Il restante 35% delle classi che non hanno quindi aule perfettamente adeguate hanno però dei modelli di sviluppo che, insieme ai docenti, insieme a un riallineamento delle strutture esistenti con i famosi interventi di edilizia leggera, dovrebbero essere in grado a settembre, se tutto converge temporalmente in termini coerenti, ad accogliere tutti gli studenti in presenza.